ultima cosa, il teatrino di sala. Da settimane assistiamo al teatrino penoso del sindaco Sala, del mi candido, ma no, non mi candido, ma sono stanco, no, però ho energie, no, ma la realtà è semplice ed è chiara a tutti. A lui di fare sindaco di Milano non gliene frega proprio nulla, quindi ha tentato in tutti i modi di andarsene. Ci ha provato andando a Roma, ma il PD a Roma manco lo vede, cioè proprio non se lo fidano. Allora ha detto giustamente, provo a tornare a fare il manager. No, manco lì lo vogliono. E quindi il pensiero di Sala è, vabbè, che cosa fa? Al massimo, se non riesco proprio ad andare da nessun'altra parte, vabbè, mi ricandido per Milano. E i cittadini dovrebbero essere anche contenti, capito? Cioè dovrebbero anche dire, ah, che fortuna che abbiamo un sindaco che prova ad andare ovunque, non se lo piglia nessuno, perché questa è la realtà, non se lo sono presi al governo, non se lo sono presi al PD con ruoli nazionali, non se lo sono presi quelle delle aziende per fare il manager, ma ce lo dovremmo prendere noi ancora una volta come sindaco. No, grazie. E allora che cosa ha deciso? Ha deciso, e concludo, di fare l'ascolto della città. Fantastico. Fantastico, perché durante l'ultima campagna elettorale lui aveva detto, quando aveva fatto l'ascolto della città, che le periferie sarebbero state la sua ossessione. Peccato che poi in periferia non l'hanno più visto, non pervenuto, assente. E uno dice, ma allora a che cosa servono queste consultazioni? Per fare in qualche modo finta di ascoltare la città? Ma voi ve lo ricordate quando voleva riaprire i Navigli? Basta, boh, non ne parla più. I Navigli non si riaprono più. Allora, i milanesi penso che siano abbastanza stanchi di queste finte consultazioni e probabilmente vorrebbero, almeno per la fine del mandato, una giunta che faccia qualcosa e che intervenga per le esigenze dei milanesi. Grazie.